video tutorial pannello P123 montagna. Allora, cosa vado a trovare su questo pannello stampato in morbido panno Lenci? Vado a trovare un riquadro da 32 cm, eccolo qui, con la casetta, gli alberi e alcuni elementi dei fiori stampati sopra, e poi troverò anche un cuore dalle dimensioni 27x25 cm. Oltre a questi due elementi un po' più grandi, troverò degli elementi un po' più piccoli, come lo scarpone con i fiori, che posso utilizzare anche da solo, la mucca più piccola, la mucca più grande, una per ogni fuoriporta, fiorellini singoli, le genziane da montare in modo così da ottenere quella campanula tipica della genziana, e poi uno stambecco. Io utilizzerò questa volta la mucca, che la trovo un pochino più simpatica. Allora, cosa mi occorre oltre al pannello? Allora, innanzitutto io ho pensato di associare a questo pannello due stampelline. La L052 da 30 cm e la L051 da 26 cm. Ok, poi mi occorre ovviamente del nastro per realizzare le asoline per appendere, del filo da cucire, forbici, ago e pistola a caldo non possono mancare, e in questo caso, poiché vado a realizzare dei fuoriporta, utilizzo l'imbottitura, quella piatta. Come vado a cucire? O a mano o a macchina. A mano appunto festone, o a macchina come in questo caso. Io vi faccio vedere il fuoriporta finito. Come in questo caso ho cucito a macchina, quindi al rovescio, e poi ho rivoltato, e a mano invece tutti gli elementi che poi ho incollato sopra. Questo è il quadrato e questo è il fuoriporta a forma di cuore. Quindi il risultato finale non è proprio tanto piccolino. Ok, detto questo, vado a ritagliare tutti i pezzi e quindi a incominciare il video tutorial vero e proprio. Mi ero dimenticata di dirvi un taglio di panno Lenci bianco della stesse dimensioni dei riquadri che voglio andare a realizzare come fuoriporta. Allora, ho ritagliato quindi tutti i pezzi, sia gli elementi che i due fuoriporta, quindi sia quello a cuore che quello quadrato. Ora, quello a cuore voglio cucirlo a mano e infatti ho posizionato l'imbottitura esattamente al centro. Quindi ho il taglio di panno Lenci stampato, l'imbottitura piatta e il taglio di panno Lenci bianco. Cosa vado a fare? Voglio andarlo ad appendere e utilizzare la sua stampellina, quindi vado a posizionarmi dei pezzetti di fettuccia da 10 cm che andrò a piegare a metà e a posizionarli più o meno su questo punto. Ok, e quindi vado a posizionarli al di sotto dell'imbottitura, ok, e con uno spillo mi posiziono appunto la fettuccia. Stessa cosa dall'altra parte. Quindi piego il mio pezzettino di fettuccia a metà, l'ho utilizzato rustico, quindi non lucido, opaco, proprio perché volevo mantenere insomma questo aspetto così appunto rustico del fuoriporta. Poi vado a posizionare gli altri spilli giusto per fermarmi il tutto. Ok, e vado ad eseguire tutto intorno il punto festone. Ve lo faccio vedere soprattutto su questo punto, come vado ad eseguire il punto festone andando a inglobare anche la mia fettuccia per appendere. E uno. Qualora invece volessi eseguirlo a macchina, cosa faccio? Metto i due tagli dritto contro dritto, quindi lato stampato contro il mio lato dritto del taglio di panno Lenci bianco. Dopodiché posiziono l'imbottitura
piatta. Ora prendo la mia stampella, più o meno quindi vado a prendere sempre le mie fettucce, le piego a metà in questo modo e vado a prendere i miei spilli. Allora, questa volta, poiché cucio a macchina, la fettuccia la devo avere all'interno, quindi cosa faccio? Vado a posizionare in questo modo la fettuccia e vado a mettere uno spillino. Ok, stessa cosa dall'altra parte. Magari prendo un centimetro, così mi rendo conto se ho lasciato lo stesso margine, 2 centimetri, a 2 centimetri, quindi vado a posizionare l'altra fettuccia. Anche qui vado a mettere lo spillo. Vado a cucire a macchina tutto intorno, lasciando un piccolo pezzettino aperto per poter rivoltare il mio lavoro. Quindi vado ad eseguire la cucitura per entrambi i tagli. Finito di cucire a macchina, ho lasciato il mio lato aperto per poter poi rivoltare il mio lavoro. Quindi vado a prendere i miei angoli e mi aiuto, fate attenzione, con la punta della forbice magari o con la punta dell'ago in quest'altro modo, a tirare fuori l'angolo che ho cucito e così l'ho rivolto completamente. Facciamo la prova del 9. Ecco qui con la mia stampellina passo e adesso vado a chiudere appunto nascosto il lato che ho lasciato aperto. Qui entro sul lato opposto del lembo di tessuto. Ok, e tiro, tanto lo farò per un bel po', quindi lo vedete bene. Sono uscita qui, entro da questa parte in parallelo e tiro. Sono uscita qui, entro da quest'altra parte, un pezzettino di tessuto e tiro. Vedete come si saldano i due lembi? Poi c'è chi invece ci mette un po' di colla. Allora, di nuovo un pezzettino. E così per tutto il mio lato. Ok? Vi ho fatto vedere come si esegue la cucitura a macchina. Ora facciamo quella a mano. E come faccio ad inserire anche la solina? Allora, incominciamo come al solito a partire. Faccio il nodo terminale, lo metto tra i due lembi di tessuto. E quindi vado a fare, diciamo, il primo accavallamento. Ok, e vado a prendere un pezzettino di tessuto e un pochino di sommità di filo in modo da far lasciare il filo proprio a margine e incomincio. Quindi mi sposto di quel mezzo centimetrino, filo sotto e tiro. Quando mi trovo a su questo punto non faccio altro che entrare con l'ago come se non ci fosse, in modo che sto sopra, scendo, lascio l'asola leggermente lenta, da sotto quel mezzo centimetrino sempre lo rispetto da margine, intendo questo, e entro nell'asola e quindi vado a tirare di nuovo, lascio distanza di quel mezzo centimetro, porto l'ago sotto il mio lavoro, lascio sempre quest'asola molto lenta, da sotto quel mezzo centimetrino lo distanzio il punto e poi di nuovo rientro nell'asola. Ecco qui, questo è il sistema per agganciare la mia fettuccia. Quindi piano piano lascio lento e vado. Ok, vedete? Rimane salda al mio lavoro. E così poi proseguo il mio punto semplicemente andando come al solito
da dietro sul davanti, andando a cucire questa volta tutto intorno. Passo la filza sul margine basso in questo modo e lascio sospeso il filo e passo una seconda filza alla base, diciamo così, dei pallini gialli, in modo da avere queste due filze separate tra loro da circa mezzo centimetro. Quindi vado di nuovo a continuare la mia filzetta, ecco qui, ok, ok, non mi resta che tirare entrambe in modo che così si va a formare la mia campanula. Quindi vado a mettere poi con il primo filo due punti di chiusura, quindi il primo quindi fermo la mia prima filza, ok, vado a reinserire il mio ago e vado a chiudere e a fermare la seconda. Ho terminato, vado ad aprire bene bene la corolla in modo da avere i 5 petali uno vicino all'altro, ecco qua. Però ottengo questo effetto di campanula proprio perché c'è questo mezzo centimetro di differenza tra le due filzette. Vado a fare tutte e tre in questo modo. Ritagliato della stessa sagoma il taglio di panolenci bianco, ho interposto tra i due tagli quello dell'imbottitura piatta in modo così da cucire tutto intorno la mia mucca, quella più grande, ma potevate utilizzare o lo scarpone con i fiori oppure lo stambecco, quello che più vi piace. Quindi ho preparato anche gli elementi floreali, non mi resta altro che cucire il mio elemento centrale e il fuoriporta è pronto per essere assemblato. Una volta finito di cucire tutti gli elementi, quindi l'elemento centrale scelto, in questo caso la mucca, gli elementi floreali, preparate le genziane, eseguiti due fiocchetti di fettuccia da mettere poi sopra le due asoline, vado quindi ad assemblare la mia composizione sul fuoriporta e vado a posizionare un attimo prima i miei appunto elementi per vedere come più mi aggrada. Poi questo è una cosa molto molto soggettiva, quindi a voi cimentarvi nella composizione. Una volta fatto questo non faccio altro poi che andare a incollare i vari elementi sul mio fuoriporta. Quello che voglio farvi vedere è anche questo, il fatto di andare a inserire la mia stampellina, ok, e andare a mettere un goccio di colla alla base della mia asolina per mettere un fiocchetto e sopra il nodo del fiocchetto la mia stella alpina, ecco qui. E faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi un po' di colla e di nuovo tanti fili, ok, in modo da decorare così anche la parte superiore. Quindi slitto e adesso vado ad assemblare quella ed a incollare quella inferiore. E così il mio video tutorial è terminato. I passaggi sono identici sia per il cuore che per tutti gli altri elementi, se decidessi lo stambecco o se decidessi lo scarpone. E sa che dirvi, ci vediamo alla prossima.